vantaggi per la nostra utenza sono che, essendo convenzionata, i ragazzi sotto i 18 anni, almeno una parte dei ragazzi sotto i 18 anni, possono arrivare alla nostra struttura e avere la valutazione per l'idoneità sportiva non gratis, non a pagamento. Noi però non facciamo soltanto per questi atleti, noi abbiamo il nostro parco atleti è molto ampio, va dai ragazzini alle persone anziane anche di una certa età, aderiscono alle nostre iniziative, quindi anche alla nostra struttura, persone che hanno anche 70-80 anni, alle quali noi cerchiamo di dare sì una valutazione sulle loro possibilità di fare attività fisica, ma molte volte anche una risposta per altre problematiche che possono essere, perché noi non facciamo soltanto medicina dello sport per quanto riguarda il rilascio di una idoneità a fare attività sportiva. Noi valutiamo l'atleta, quindi lo valutiamo anche dal punto di vista funzionale, cerchiamo di capire se ci sono delle problematiche posturali oppure di altro tipo. Facciamo una riabilitazione post trauma, post intervento chirurgico, quindi andiamo a dare una risposta completa a quello che è il campo della medicina dello sport. Facciamo le valutazioni col consumo di ossigeno, quindi la VO2 max, quindi che è molto utile poi per la programmazione anche dell'attività sportiva stessa. Abbiamo diversi ciclisti che già usufruiscono di questo, in quanto forse il campo del ciclismo è quello che è più sensibile a una valutazione di questo genere. Facciamo a 360 gradi, abbiamo gente che fa nuoto, gente che fa pallavolo, basket, equitazioni, arti marziali, comunque abbiamo tutti gli sport. Noi non diamo un certificato di idoneità allo sport, perché dietro al certificato c'è tutta una visita medica, tutta una valutazione, quindi diamo una visita, diamo una valutazione di quello che il soggetto può fare e può non fare. Lo seguiamo dall'A alla Z, lo seguiamo dal punto di vista alimentare, lo seguiamo dal punto di vista, ripeto, della possibile riabilitazione, di un possibile recupero del posturale quando ci sono degli squilibri posturali. Abbiamo delle metodiche di valutazione della postura molto sofisticate. Abbiamo lo spinal meter, ma abbiamo anche le classiche, dalla baraponometria, all'analisi del passo. Quindi abbiamo anche la cinematica per quanto riguarda la valutazione proprio dell'andatura. Cerchiamo di dare proprio una risposta che sia al top per quanto riguarda chi fa attività fisica. Vengono molto spesso delle persone che fanno la classica camminata la domenica oppure durante la settimana, eccetera, e vogliono essere valutate per capire fino dove possono spingersi, fino dove possono andare, ma anche chiedono consigli su quale attività fisica conviene loro fare, risposte che noi diamo, perché abbiamo anche gli specialisti, non abbiamo soltanto lo sportivo, ho detto prima che abbiamo i cardiologi, quindi per qualsiasi problematica legata al cuore, abbiamo il pneumologo, abbiamo, ripeto, i dietisti, o la dietologa, abbiamo l'endocrinologo, abbiamo una professionista che è proprio specifica per quanto riguarda proprio la cura delle cefalee. E adesso abbiamo anche questo servizio proprio molto specifico proprio per la cura e la prevenzione delle cefalee. Abbiamo anche un ambulatorio chirurgico che è un ambulatorio dove si pratica della dermatologia, che però non è soltanto chirurgica, ma sia chirurgica ma anche medica, perché utilizziamo anche i laser, abbiamo diversi laser che utilizziamo, abbiamo anche viene utilizzato anche dai chirurgi estetici. Altri settori, abbiamo anche la ginecologia, abbiamo l'oculistica, abbiamo la reumatologia, ma c'è anche un altro aspetto importante che è quello della fisiatria, ma abbiamo anche chi fa dei massaggi shiatsu, chi fa dei massaggi riabilitativi e quindi anche da questo punto di vista riusciamo a dare una risposta abbastanza completa per quanto riguarda proprio la cura del corpo.